Oggi per me l'importante era riuscire a passare fino alla galleria, che sapeva che per me sarebbe molto, molto duro. Ci ho pensato diverse volte del molare, però vedeva che la squadra lavorava e non potevo molare. Fino alla galleria sono riuscito a passare davanti, poi ho visto la ruota di età che mi sono messo dietro. È arrivato uno e ha fatto un lavoro impressionante, ha chiuso 2-3 buchi. E poi è venuto un sky, ha tirato la volata fino a 500 metri dove ha partito Di Luca. Poi continuava sempre a ruotare Petacchi, sapeva che lui sa misurare molto bene le distanze, dopo che ho visto come ha vinto a Turchia. E poi quando ho visto la mia distanza sono partito, ho visto che mi prendeva molto molto bene la ruota e fino alla fine pensava che mi sorpassava all'ultimo momento, però già in meno 20 ho visto che anche lui molava e sono lì che ho visto che vinceva. Lo scatto di Di Luca abbia cambiato lo sprint completamente, abbia rimescolato le carte? Forse se non partiva Di Luca sarebbe stato un po' più difficile perché arrivavano da dietro, no? È stato anche buono perché ha tenuto la fila sempre in fila indiana e penso che per me è stato ideale. Me dice de contestarte en italiano, ¿eh? Sí, para mí, excusa. Per me gli arrivi così in salita sono molto migliori, no? Perché al non avere un treno mi trovo molto bene in queste salite, in questi arrivi. Quasi gli arrivi che sono in pianura mi fa un po' più di paura e faccio fatica a stare davanti. De este estilo, también que acaban un poquito en rampa y colándote en algún otro sprint, ¿te planteas el conseguir la magia de la regularidad? con la última semana, sí, con la última semana que c'è, no sé si arriba a Milano, pero comunque Petacchi ha tantísimos puntos de diferencia con me, quindi quasi possibile. Se non sbaglio avevi già vinto una tappa alla Vuelta, adesso una tappa al Giro, magari non pensi che l'anno in carne oro ti ha levato molte opportunità per poter primeggiare in corse molto importanti? Più che l'anno in carne oro penso è stato un po' il periodo che ho vissuto, no? Mi ha fatto vedere la vita e anche il mio lavoro di una maniera diversa, lo faccio con molta più tranquillità, senza ansia, e poi adesso sono alla Movistar Team in una squadra molto tranquilla, mi dà molta 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 sicurezza e molta serenità. E veramente lavoro e corro con tantissima tranquillità. Che stava in Saumier, a che ora sta in Movistar? Come si passò per il cammino? Ha cambiato il nada e il mucho. Non ha cambiato niente e ha cambiato moltissimo. Sono molto più... non so come si dice in italiano. Io in spagnolo, eh? Sono più maturo, sono, come ti dico, no? Lì aveva tantissima pressione di vincere, aveva 21 anni, correva giro, tour, non aveva le corse per crescere piano piano, no? Primo anno ho vinto 2 gare, però sì, Qatar erano tutti, però secondo anno ho fatto praticamente
un calendario impossibile da vincere, quello mi ha buttato un po' giù il morale e in più aveva sempre pressione quando vinceva, cazzo, meno male che hai vinto, e quando non vinceva, cazzo, sei una merda. Cioè, si non passava le salite perché era grasso e quando non vinceva la volata era perché era troppo magro. Cioè, praticamente era così. Sinceramente no. Come parlavo prima, da 3 anni che lavoro con tanta calma, mi sono preparato come gli ultimi 2 anni, 3 anni, però un calendario diverso, non un calendario che si vede. Anche l'anno scorso ho vinto 4 gare, però erano gare minore, forse non se ne aveva. Quest'anno mi sono trovato qua, subito ho vinto, la squadra mi ha dato fin dall'inizio tantissima fiducia e questa è la migliore maniera di ripagare a loro la sua fiducia.